Dunque, innanzitutto voglio ringraziare l'avvocato Marra per l'invito a questa conferenza, poi vorrei anche dire che ho portato con me 19 copie del libro, che sono le ultime, perché praticamente la prima edizione, poi tra qualche mese forse uscirà la seconda edizione, per chi fosse interessato. È un libro abbastanza in maniera semplice, con un linguaggio semplice, senza usare formule matematiche o giuridiche, spiega esattamente i punti fondamentali della disfunzione di questo sistema bancario finanziario, che sostanzialmente si è affermato subito dopo la seconda guerra mondiale, cioè in pratica con gli accordi di Bretton Woods nel 1944 nasce questo nuovo ordine bancario che praticamente sottrae appunto la sovranità economica, cioè la sovranità appunto monetaria, agli stati che sostanzialmente escono dalla seconda guerra mondiale. Questo non per dire, non è un fatto diciamo casuale il fatto che la seconda guerra mondiale sia finita nel 1945, mentre gli accordi di Bretton Woods nascono nel 1944. Cioè, c'è una consecutio temporum, cioè, che è abbastanza chiara, nel senso che praticamente si fa prima un accordo su come spartirsi la torta, diciamo, monetaria, e poi si fa finire la guerra in un certo modo. Ci sono tante coincidenze di questo tipo, se uno va a vedere la storia monetaria e bancaria del mondo, ci sono tante coincidenze di questo tipo, talmente tante che non si può non pensare che non esista in realtà una vera e propria cospirazione. Come sempre ci sono in realtà delle cospirazioni, cioè nel momento in cui si forma una lobby ci sono persone, che sia una lobby di scienziati, che sia una lobby di economisti, che sia una lobby di industriali, è chiaro che si forma questa lobby perché le persone che ne fanno parte vogliono riuscire a ottenere i maggiori vantaggi possibili. Quindi è molto importante capire che, per esempio, cioè, possiamo continuare a elencare un po' di questi, diciamo, di queste coincidenze particolari, di cui appunto sono, il mio libro diciamo ne è pieno, anche pensando semplicemente alla storia del nostro paese. La Banca Nazionale, che poi diventerà la Banca d'Italia, è nata un anno prima dell'Unità d'Italia, tanto per fare un esempio. Ora, magari se non si capisce bene la forza di questo signoraggio, cioè il potere che può avere una minoranza di persone di sostanzialmente stampare la moneta e spenderla, mentre tutti gli altri per avere quella moneta devono lavorare oppure fornire quindi dei beni o dei servizi, se non si capisce questo vantaggio non si riesce neanche a capire quale può essere l'interesse di avere uno Stato italiano unitario invece di avere tante regioni dove praticamente all'epoca della nascita dell'Unità d'Italia c'erano varie banche che potevano emettere moneta, non esisteva una banca centrale che aveva questo, come si dice, questa esclusiva. In realtà poi la Banca Nazionale riuscirà ad avere l'esclusiva alla fine dell'Ottocento, diventando poi Banca d'Italia e quindi l'unico ente che ha questo grande privilegio. Ecco, questo ora non vorrei dire che l'Unità d'Italia è stata fatta per gli interessi di alcuni banchieri, però comunque sono sicuro che se sollevo questo dubbio forse non ci vado tanto lontano, perché se andiamo a guardare la storia dell'Europa, dell'Unione Monetaria, eccetera, scopriamo che si è fatta prima, diciamo, una Banca Centrale Europea, prima di avere una vera e propria Europa che abbia un suo peso sullo scenario mondiale. Ora, qualcuno si può chiedere, ma perché queste banche hanno interesse ad allargare sempre di più la base del territorio? Cioè, infatti avete visto anche l'Europa è nata con 12 paesi e ora piano piano si sta allargando, siamo arrivati a 27 e cercherà di allargarsi sempre di più, perché più è la base territoriale, più è vasta la dimensione della base territoriale e più la banca può indulgere nella sua attività di contraffazione monetaria. Questo perché l'interesse dei banchieri,
più produzione c'è, più loro possono strappare moneta e guadagnare potere. Questo è molto importante, quindi capire la chiave, la cosa importante di questo libro, a parte che lo scrivo io, ma la cosa più importante di questo libro è che proprio cerca di far riflettere come se noi partiamo da una prospettiva monetaria e bancaria, riusciamo a leggere dei fenomeni che altrimenti sarebbe difficile spiegarsi. Per esempio, proviamo a continuare questo discorso che unisce la demografia, cioè la quantità delle persone negli anni rispetto alla politica monetaria, senza complicare troppo il discorso. Nel 1940 c'erano 44 milioni di italiani e c'erano 400 milioni di cinesi. Ora, nel 2008, abbiamo invece di 44 milioni, abbiamo 57 milioni di italiani, ma abbiamo più di 1.200 milioni di cinesi. Ora, qual è la differenza principale? Cioè, perché i cinesi sono aumentati così tanto e quindi vuol dire che ci sono più cinesi vivi di quelli che c'erano nel 1940 e perché noi siamo aumentati così poco? Qual è la differenza veramente importante dal punto di vista sempre del, diciamo se volete, del cospiratore che pensa, di quello che pensa ci sia una cospirazione bancaria? È molto semplice. In Cina la banca centrale è nazionalizzata e deve fare politiche monetarie sulla base di quello che decide il governo, cioè l'assemblea del popolo. Quindi è il governo che le dice quanta moneta stampare, è il governo che le dice come spenderla. Quindi in pratica, in questo modo, la Cina è riuscita a triplicare la quantità dei suoi cittadini, mentre noi, nello stesso periodo, abbiamo avuto solamente un aumento del 20%. Noi, sempre dal 40, cioè dal 45 fino a oggi, abbiamo invece avuto una situazione in cui era il governo a essere suddito di questa banca centrale, mentre in Cina le cose andavano diversamente. Quindi questo non è un caso. Vorrei fare un altro esempio, sempre importante per capire quello che sta succedendo. Prendiamo l'Iran. Naturalmente anche in Iran abbiamo una banca centrale che è nazionalizzata, ma in più in Iran, se voi andate sul sito della banca centrale iraniana, trovate due leggi antiusura molto importanti. Cioè in pratica in Iran l'usura è proibita dallo Stato. E questa è una cosa molto importante perché è legato all'islamismo, sì, è legato all'islamismo, ma in realtà è vicino anche alle nostre ragioni cristiane e a quelle ebraiche. L'usura era proibita da queste tre religioni fondamentali fino a poco tempo fa, nel senso che poi diciamo la parte cristiana e la parte ebraica hanno un po' sfumato questa posizione di condanna nella pratica, mentre invece l'Islam è rimasto, tra le virgolette, fondamentalista su questa cosa. Naturalmente parlo dell'Islam vero, non parlo dell'Arabia Saudita, per esempio, perché ci sono anche lì vari paesi islamici, no? Cioè in Malesia e in Iran è un discorso, in altri paesi è un altro. Quindi, notate bene, l'Iran rappresenta un baluardo contro l'estensione e la generalizzazione a livello mondiale globalista di questo sistema basato sull'usura che abbiamo noi. Cioè, quindi noi non stiamo esportando la democrazia, stiamo esportando i banchieri privati. I paesi che esistono, a questo punto qualcuno dirà, ma allora anche la Nord Corea, per esempio, una banca centrale nazionalizzata, già anche la Nord Corea. Cominciamo a capire che questo asse del male, forse, è formato da paesi che non tanto fanno la bomba atomica, ma semplicemente hanno una banca centrale nazionalizzata.